Allora, lezione sulle librerie con LSL Forge. Abbiamo visto la volta scorsa come installare LSL Forge e come fare delle cose elementari. Ora vediamo il concetto associato al riciclo di codice, quindi prendere del codice e poterlo reimportare e usare su più progetti. Per fare ciò creiamo un nuovo progetto LSL Forge. Il progetto lo chiamiamo Video 2, ad esempio. E dentro questo progetto video 2 costruiamo ora, ecco, fate attenzione, costruiamo delle cartelle. Quindi costruiamo una cartella che chiamiamo progetto 1. Vi farò vedere che costruiremo un progetto 1 con un suo script. Quindi dentro facciamo un LSLForge script. E questo script lo chiamiamo per esempio script 1. Fa un certo mestiere e dentro il progetto 1 vedete che abbiamo questo bellissimo esempio, il default che ci presenta lui. Possiamo aprire un'altra cartella, quindi new folder progetto 2, e dentro progetto 2 possiamo metterci uno script anche qua che chiamiamo script 2. Ora supponiamo di scrivere un piccolo programma. Allora, il programma che faccia per esempio un touch. Touch start. Andiamo, gli mettiamo. Allora, facciamo un programmino che ci permetta di vedere se è il proprietario che ha toccato. Allora, per fare questo dovremmo fare if LL detected key di 0, quindi se l'avatar che ha toccato e che è il numero 0 è proprio uguale a LL get owner, allora gli mettiamo la informazione che LL 6 0 sono stato toccato dal owner. Quindi si potrebbero dire molte cose, ma diciamo che se vogliamo fare delle cose diverse a seconda dall'owner o dal proprietario, parliamo italiano, dal proprietario. E se invece non siamo stati toccati dall'owner, diciamo non sei il proprietario. Bene, allora, questo è un programma che funziona, possiamo portarcelo tranquillamente su internet e potrebbe funzionare. Ora supponiamo di avere un altro programma che vuole fare la stessa cosa, quindi qui vorremmo fare touch start di quello, e però qui dice l'idea è quella di dire: ma vogliamo anche noi vedere se siamo i proprietari, fare una cosa piuttosto che un'altra. Allora potremmo tutte le volte inventarci l'acqua calda, no? E quindi fare if LL detected eccetera, ma noi l'obiettivo di tutta questa cosa qua è di riuscire a poter scrivere qualcosa tipo if proprietario, quindi if proprietario cosa facciamo? Fare una cosa e altrimenti ne facciamo un'altra, giusta? Allora, proprietario è una funzione, la funzione la vogliamo scrivere una volta per tutte e poi condividerla. Quindi questa funzione la vogliamo in sintesi estrarla da questo script. Quindi la prima cosa da fare è prendere questa espressione, che come vedete non è complicata, ma tutte le volte magari non ve la ricordate, quindi la copiate, cancellate e qui fate una dichiarazione, quindi integer proprietario. Ok, e qui dentro ci mettiamo
che torna il valore di questa espressione. Quindi se torna questa espressione, return questa espressione, vale vera quando l'avatar che ha toccato è proprio il proprietario. Quindi qui possiamo scrivere if proprietario e vedete che va tutto a buon fine. Quindi abbiamo fatto una prima funzione, l'abbiamo estratta, qui chiamiamo la funzione e la funzione è stata estratta e non fa più parte del programma principale. La stessa cosa spesso si fa per le altre funzioni che ci sono. Quindi ll_owner6 è una specie di scritta di debug che serve a noi per sapere che lo script è partito, no? Quindi meglio sarebbe fare un'apposita funzione che chiamiamo debug, dove gli passiamo un qualche cosa, s, la scritta str, e dentro ci mettiamo ll_owner6 della, ecco qua, ll_owner6 della stringa che gli passiamo. A questo punto ll_owner6 non è più ll_owner6, ma diciamo debug. Ok? E voi dite perché anche questo fare debug in questo modo? Questo perché è lo scripter che è un'informazione interessante, ma è un'informazione fondamentalmente di debug, cioè un'informativa che ci serve per capire un attimo che il programma è ripartito, ma chi di solito lo vuole leggere è lo scripter che sta facendo lo script e quindi diciamo script partito. Quindi qui ci sono tutta una serie di cose che si possono dire, quindi qui si può dire debug anche e dire touch start. Questo tipo di comandini di debug sono molto diffusi perché servono molto in fase di sviluppo di un programma. Per esempio, qui si può anche fare un. Facciamo un programmino e poi vi faccio vedere meglio il discorso delle librerie fra un attimo, perché vi ricordate che non stiamo insegnando a scrivere un programma, ma stiamo insegnando a fare delle librerie. Prima di fare le librerie facciamo delle funzioni perché vedremo che le librerie ci permetteranno di mettere queste funzioni in un posto riutilizzabile da più parti. Quindi settiamo un timer, ll_set timer. Event di 5, quindi questa è una cosa che parte, scatta ogni 5 secondi. Facciamo l'evento timer. L'evento timer ci dirà che scatta, quindi debug scattato il timer. Ok, allora scattato il timer, benissimo. Abbiamo fatto questo tipo di operazione, andiamo a operare ancora sulle funzioni tipo questa. Ecco, questa qui è una specie di notifica, no? Cioè, bisogna dire al mondo intero, zero, che è successo un certo evento. Quindi in realtà io la chiamo notifica, questo tipo di cosa. Notifica string str. E gli diciamo di fare questo ll_owner6.0 e poi la stringa che gli passiamo. Quindi a questo punto, anziché ll6, facciamo notifica. Gli passiamo lo 0, non è più necessario. Notifica. Ok, così ho fatto un programma che ha un po' di cose estratte, no? Mi ha rifattorizzato delle funzioni. Una cosa che di solito si fa anche molto spesso è di evitare di avere delle costanti. Costanti sono questo 5 o questa stringa, che sono delle cose pubbliche. Pubbliche perché? Perché abbiamo detto che debug sono delle cose che facciamo per noi script, ma notifica è un qualche cosa che viene visto dal mondo intero, no? Quindi tutto ciò che potrebbe essere modificabile, ad esempio questa scritta qua, potremmo dover aver bisogno di modificarla perché vogliamo fare una versione
in inglese oppure una versione in tedesco o in spagnolo, no? E quindi sarebbe opportuno poterla modificare senza dover entrare in tutto il programma per cercarci tutte le stringhe. Quindi è la stessa cosa anche qua, LL7 Timer Event 5. 5 secondi magari potrebbe non andare bene, uno vorrebbe poter dire un valore diverso e quindi si definiscono delle costanti. Quindi al posto di 5 qui diciamo un timer, mettiamo un valore costante timer, che all'inizio dei tempi diciamo è uguale a 5, quindi integer timer uguale 5, ok? Poi mettiamo anche eventualmente delle costanti per cosa dire nel caso di owner, quindi mettiamo una costante e mettiamo la costante magari sOwner, stringa owner, e la costante string sOwner diventa string di sOwner uguale a quella. E poi ci facciamo la stringa non owner, questa, s not owner, che la andiamo a fare così, s not owner. Notate che ho fatto command x o control x in modo tale da fare il cut. Not owner, vedete che è sbagliato, dobbiamo mettere così. Infatti vedete la bellezza di tutto questo sistema. Non c'è bisogno di modificare il debug perché serve questo debug. Oltretutto, molto spesso quando il programma funziona non è necessario lasciare queste scritte. Quindi di solito come si fa? Si mette un integer debug, che lo si mette ad esempio a true per dire che voglio fare il debug, e quindi quando prima di fare l'LL16 faccio if debug. Quindi in questo modo vedete che se voglio stoppare il debug è sufficiente che metta false qua, e quindi tutti i debug che ho nel codice non devono essere toccati perché vengono semplicemente spenti mettendo debug al valore false. Questo false true è una cosa che vediamo. Comunque partiamo, in realtà l'oggetto di questo corso non è spiegare come funzionano le costanti, non è spiegare come funzionano le funzioni, ma adesso vediamo è come fare una libreria di costanti e di funzioni. Quindi supponiamo di avere un altro script che vuole usare il proprietario, abbiamo detto. Quindi la funzione proprietario ce l'abbiamo qua. Sarebbe bello avere una libreria in cui mettere tutte queste funzioni. Quindi ci costruiamo una cartella, la chiamiamo libreria, e dentro libreria ci mettiamo un modulo. Ecco, il discorso è questo, che noi vogliamo avere dei moduli riciclabili. I moduli sono dei programmini che mettiamo dentro libreria, e questi moduli ad esempio lo chiamiamo proprietario. In realtà poi si chiamerà in modo leggermente diverso, comunque questa è la cosa. Creato il modulo, qui ci mettiamo la funzione corrispondente, che è questa, la cancelliamo da qua e la mettiamo nella libreria. Allora vedete che lo script va in errore perché non ha la funzione proprietaria che abbiamo appunto spostata. Quindi che facciamo? Facciamo import e importiamo libreria. Punto, e gli mettiamo proprietario.lslm. Vedete che è andato tutto a posto, nel senso che lui ha preso quello che c'era qua dentro e l'ha incluso dentro questo codice. Quindi a questo punto, quando noi diciamo proprietario, abbiamo tutto il codice che ci serve. Fatto
Infatti qua, per avere lo stesso effetto, è sufficiente importarsi questa funzione di libreria. E vedete che va a buon fine. Di solito anche tutte le costanti vengono messe in un punto prefissato, quindi si cancella da qua, e nella libreria mettiamo un insieme di costanti. Quindi ci costruiamo un Haskell mod, no, non è un Haskell mod, scusate, facciamo new add lslforge module e qui gli mettiamo costanti. E qui nelle costanti ci mettiamo queste informazioni, quindi il timer è quello, sOwner e sNotOwner, e vedete che il nostro script per poter importare usare quelle costanti deve fare import libreria.costanti.lslmod ok, quindi abbiamo tutte le costanti a posto, abbiamo la debug, quindi va tutto a posto. Vogliamo mettere anche queste funzioni in libreria perché potrebbero essere usate spesso, quindi facciamo una libreria di mettiamo un altro modulo e questo modulo lo chiamiamo comunicazione, ad esempio. Comunicazione e dentro ci metteremo. Vedete che qui c'è il debug che non lo trova, quindi anche qua conviene magari importarci. Vediamo se lo prende direttamente qua, costanti.lslm. Ok, quindi l'abbiamo importato. Vedete che qui il debug funziona, nel senso che lo prende a costanti. Salviamo. Costanti, proprietario. Se andiamo sul nostro script, dobbiamo includerci, vediamo perché, import libreria punto comunicazioni punto lslm. Ah, non ha funzionato. Questo perché il problema qua è che questo debug è meglio configurarlo qua. Quindi facciamo integer debug uguale true. Ecco, sospeso un attimo il video perché volevo provare una cosa che non abbiamo visto martedì scorso, ma che è molto interessante, cioè come nelle comunicazioni avere la possibilità di riferire a una costante che è definita dentro costanti. Quindi se noi mettiamo integer debug o false, vogliamo in generale dire che tutti i nostri progetti hanno il debug a false. Quindi le comunicazioni qui devono vedere questo debug. Allora, questa cosa si fa in questo modo un pochino contorto. Quindi, cioè, se vogliamo ereditare un qualche cosa, dobbiamo dichiararla in modo tale che questo modulo sappia che arriva un debug gestito da qualche altra cosa. If questa variabile debug è true, allora facciamo l'owner 6, altrimenti non facciamo niente. Quindi cosa cambia fondamentalmente? Che il chiamante, quando chiama la funzione, quando chiama le comunicazioni che vogliono questo debug, diciamo guarda che la tua debug devi andarla a cercare nella debug che è stata censita dentro costanti. Questo è già un argomento un po' avanzato, però consente di avere veramente una flessibilità, cioè nelle costanti noi definiamo delle cose che sono valide per tutti, e
E poi queste costanti le usiamo per controllare anche altri moduli. Se vedete, il mio codice alla fine ha tutta l'intelligenza che è stata inserita dentro queste import, e noi usiamo per esempio il valore di default del timer, questo qui, e adesso sappiamo che vale 5, ma per sapere che effettivamente vale 5, lui ha dovuto andarselo a cercare dove? Nelle costanti. Le costanti si trovano qua e quindi il timer vale 5. In più, se c'è la ottimizzazione settata, il timer lui lo va a impostare direttamente a 5, mentre invece se l'ottimizzazione non è impostata, questo tipo di piccole magie non le può fare, quindi qui mette il timer e il timer è definito a inizio cosa. Quindi vedete che qui abbiamo fondamentalmente questo che viene dalle costanti, questo che è il proprietario, che viene da proprietario, debug e notifica vengono da comunicazioni. Cos'altro dire quindi di questa cosa è che quindi tutte le cose che voi volete che vengano, che possono essere riciclate e riutilizzate quando serve, le potete inserire in una libreria e quindi poi altri progetti, progetto 2, automaticamente può importarsi queste librerie. Quindi ad esempio riprendiamo questi frammenti di libreria, li mettiamo all'inizio, ecco, e qui poi noi possiamo fare per esempio possiamo fare delle cose complicate, per dire, anziché un touch start, qui potremmo fare ma anche qua possiamo fare debug start compute, no, inizio calcolo, no? Vedete che è accettato, poi facciamo notifica completato valore più string di valore che adesso andiamo a impostare, notifica, non c'era notifica di una stringa e qui ci ha dato un errore. Cosa abbiamo? Ah sì, perché qui dobbiamo scriverlo in questo modo. Ok. Ah sì, perché il valore non esiste, a questo punto poi facciamo float valore uguale LL a cos, arco coseno di 0. Ok, quindi possiamo fare insomma tutte le cose che vogliamo, al limite possiamo anche fare calcoli trigonometrici e metterli in opportune librerie, e il miracolo è che questa cosa risulterà tradotta con il debug, notifica e con le sue cose. Ah, notate che qua in questo caso non abbiamo usato il proprietario. E lui non l'ha inserita la funzione, quindi è molto intelligente, è molto, molto sofisticato, perché voi potete importarvi anche più funzioni di quello che vi interessa, come in questo caso abbiamo importato proprietario, ma che non era necessario, quindi in realtà è un piccolo errore, dobbiamo togliere. L'unica cosa che ci interessa è costanti e comunicazioni. Costanti perché abbiamo la debug e comunicazioni perché abbiamo debug e notifiche, così vedete che funziona uguale. In questo momento il debug scatena, cioè non scatena niente perché il false è fatto in questo modo, ma se abilitassimo
le ottimizzazioni, vedremmo che sparisce proprio, quindi la debug non ha niente dentro. Ma se noi nelle costanti gli mettiamo true e poi andassimo nel nostro script, vedremmo che miracolosamente è apparso il contenuto del debug. Quindi vuol dire che cambiando una costante in questa libreria, quando poi andremo ad aprire il singolo progetto che usa quella costante, risulterà automaticamente modificato. È ovvio che qui stiamo parlando di elaborazioni che avvengono sul vostro computer, Second Life, OpenSim non c'entrano niente, c'entreranno solo quando andrete a prendere questo script, lo copiate e lo mettete dentro OpenSim o Second Life. A questo proposito volevo solo dire che stiamo facendo un progetto per inserire tutte le funzioni di OpenSim in maniera tale da poter scrivere le funzioni che iniziano con OS, quindi fare OS CTRL spazio. Vedete che abbiamo tutte queste funzioni, che sono tantine. Questo è un progetto che genererà praticamente un LSLForge per le tre piattaforme e quindi poi se ne avete bisogno me lo chiedete o renderemo disponibile, quindi si potrà utilizzare il tutto su Mac, su Linux e su Windows per poter lavorare su OpenSim. Più o meno questo è quasi tutto, ho comunque parecchie cose, anche di più di quello che ho fatto durante il corso sul concetto di libreria.